davanti al Vesuvio, davanti al Golfo di Napoli, per l'ultimo saluto alla nave LHD Trieste che lascia Castellammare di Stabia. L'abbiamo vista quando si è staccata dalla banchina in mattinata, dalla banchina del cantiere. Adesso è in possesso del rimorchiatore, i cui fanali ci indicano già il rimorchio in atto. A poppa la nave c'ha un rimorchiatore di assistenza, intorno piccole imbarcazioni e motovedette della Capitaneria di Porto. A sorvegliare il tutto a distanza c'è la silhouette di una nave militare che potrebbe essere l'incrociatore F550, ma non ne siamo sicuri al 100%. C'ha tutta la postura di essere un incrociatore. Sono molti gli anni che abbiamo lasciato la Marina Militare, quindi non saprei indicare con precisione. Fatto è che è bellissima, nonostante la foschia non si riesca a leggere bene. Il castello e il ponte di comando è ancora infasciato nei tubi innocenti e farà tutto il viaggio così. Adesso la prua è rivolta verso Castellammare di Stabia. Molto probabilmente non rientrerà a Castellammare, ma il rimorchiatore sta facendo delle prove di tiro e sta sistemando bene i cavi per il rimorchio. Il rimorchiatore di assistenza rimane libero a poppa ed è bellissima questa nave militare che sorveglia il tutto a distanza, pronti per la partenza. Direzione La Spezia per il completare l'allestimento. È una importante pagina di storia della marineria del Golfo di Napoli che amiamo raccontarvi. Noi siamo quelli che vi raccontano anche delle navi da crociera quando arrivano, ma questa è diversa, è una giornata particolare. La lasciamo partire con il vezzo da un lato di Ah, orgoglio scoppiando. e dall'altra una nostalgia, ma il cantiere ha così già tante altre commesse. Ricordiamo che è stata varata il 25 maggio alla presenza del ministro Di Maio, alla presenza del presidente Mattarella. C'è questa foschia che non lascia ben leggere, ma la silhouette è grande, in mezzo al mare si distingue tra tutte le altre navi. Adesso il rimorchiatore l'ha affiancata, ma già l'impianto di segnalazione luminoso del rimorchiatore porta tre luci in verticali in cui indicano chiaramente che il rimorchio è iniziato. La velocità di copertura della distanza tra Castellammare e La Spezia sicuramente non supererà i 6-7 miglia e pertanto impiegherà almeno 3-4 giorni per poter raggiungere La Spezia.